Le fiamme gialle agrigentine si sono radunate ad Agrigento, nel centro storico, in via Atenea, in Caserme, e hanno festeggiato il compleanno della Guardia di Finanza. Il comandante provinciale, il colonnello Pietro Maggio, in occasione dei 245 anni dalla fondazione dell'attuale braccio armato e investigativo del Ministero dell'Economia, ha sfoderato risultati e traguardi in occasione degli ultimi 18 mesi di attività. Eccoli, scoperti 67 soggetti totalmente sconosciuti al fisco. Lo hanno chiesto al fisco e il fisco ha risposto: mai visti in vita mia. Sottratti alla tassazione oltre 105 milioni di euro, scoperti 106 lavoratori irregolari, denunciati 117 soggetti per corruzione con denaro per oltre 5 milioni di euro, sequestrato oltre 1 milione di euro alle mafie e proposti sequestri per circa 127 milioni di euro, denunciate alle procure competenti 63 responsabili di reati fiscali tra violazioni dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento, distruzione della contabilità aziendale. Sono stati 3.200 i controlli su ricevute e scontrini e 1.110, quasi il 32%, sono stati i riscontri di irregolarità, 108 gli interventi a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse, riscontrati 38 irregolari con il sequestro di 8 punti di scommesse clandestine, di 37 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Denunciati 117 soggetti, di cui 79 pubblici ufficiali, che si sono impossessati di somme di denaro nell'esercizio delle loro funzioni. 27 irregolari su 103 controlli delle prestazioni sociali agevolate, 19 persone sono state denunciate. 33 irregolari su 36 controllati nel settore dei ticket sanitari, accertati danni all'erario per oltre 17 milioni di euro e 35 soggetti denunciati per responsabilità amministrativa. Preventivamente sono stati compiuti circa 1.200 controlli in materia di certificazione antimafia, necessaria a tutte le aziende che intendano partecipare a gare pubbliche di appalti. Nel settore del contrasto al riciclaggio sono state denunciate 22 persone con contestuale proposta di sequestro per 137.000 euro. Nel settore dei reati fallimentari e concorsuali sono state accertate distrazioni di beni per oltre 8.500.000 euro, con 40 persone denunciate per reati di bancarotta fraudolenta. Sul fronte antidroga sono stati sequestrati 36,2 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo, arrestati 11 corrieri e denunciate all'autorità giudiziaria 42 soggetti. Denunciate per contraffazione 53 persone, sequestrati oltre 41.000 prodotti, o perché falsi, quindi contraffatti, o perché ritenuti pericolosi per la salute. Sotto sequestro anche 850 kg di prodotti agroalimentari non genuini. Immigrazione clandestina, arrestati 12 scafisti. 1.500 controlli sulla circolazione delle merci e sui prodotti sottoposti ad accise, 171 controlli ai money transfer, di cui 33 per antiterrorismo, con 93 soggetti identificati. Raffica di controlli sull'erogazione di contributi europei, statali e regionali per oltre 1.800.000 euro nel settore della politica agricola e della pesca e per oltre 3 milioni di euro nel settore della spesa previdenziale. Infine, sequestri per equivalente pari a circa 600.000 euro.